La sconfitta in Sicilia fu l'inizio della discesa di Atene, che non poteva più contare sull'appoggio militare ed economico delle città della Lega d'Elio-Attica. Aveva inoltre il nemico alle porte, perché Sparta aveva occupato una roccaforte a pochi chilometri da Atene, Decelea, per poter accerchiare la città. La situazione di emergenza mise a dura prova la democrazia cittadina, che fu sospesa nel 411 con un colpo di Stato. Il potere venne affidato a un consiglio di 400 cittadini. Un anno dopo, nel 410, venne tuttavia ripristinata la democrazia. La guerra riprese nel territorio dell'Attica e fu resa ancora più difficile dall'alleanza degli Spartani con la Persia. I persiani avevano aiutato Sparta ad allestire una flotta e in cambio avevano ottenuto la libertà di intervento in Asia Minore, dove volevano ristabilire il proprio controllo. Sul piano strettamente militare, il conflitto si concluse con la battaglia di Egospotami nel 405 a.C. sullo stretto dei Dardanelli. La flotta ateniese venne distrutta prima ancora dell'inizio delle ostilità. Gli ateniesi, assediati in città dal contingente spartano, nel 404 dovettero arrendersi. Atene cadde nel marzo del 404 a.C., quando Lisandro entrò nella città e prese il controllo del suo governo e del suo popolo. La guerra del Peloponneso, durata ben 27 anni, era terminata. Gli ateniesi rimasero pietrificati nel vedere che quello che loro avevano inferto ad altre città durante la guerra, l'uccisione degli uomini e la schiavizzazione delle donne e dei bambini, ora stava accadendo anche a loro. And that's the end.